Il nuovo ospedale di Padova serve al più presto. La richiesta trasversale arriva all'indomani della notizia della situazione critica in cui versa lo stabile sede della pediatria. Le lacune statiche sono state riscontrate dagli ingegneri dell'università e ora si attende la diagnosi dei tecnici per capire quale intervento sia necessario per lo stabile. Nel momento in cui necessita e è sufficiente un consolidamento, la regione fa la sua parte economicamente. C'è un fondo che riguarda gli interventi ovviamente edilizi, no? In ambito sanitario. Quindi lì non c'è dubbio che si interviene velocemente. Il trasloco al Sant'Antonio, in caso di un intervento di restauro pesante, stravolgerebbe i piccoli degenti e il lavoro dei medici. Per questo l'iter per il nuovo ospedale deve procedere, dice il consigliere regionale Boron. Noi abbiamo dato la massima accelerazione all'ospedale di Padova, non a caso. È già stato chiuso l'accordo per Padova Est, nel bilancio 2016 è stato inserito il finanziamento triennale di 150 milioni e la scelta, soprattutto secondo me lungimirante del sindaco di Padova, di scegliere un'area di proprietà pubblica fa sì che l'opera possa essere iniziata fin da subito, quando le gare d'appalto saranno espletate. Il consigliere regionale della PD, Piero Ruzzanti, invece ha presentato un'interrogazione a risposta immediata alla Giunta Veneta per avere chiarimenti sullo stato della clinica pediatrica. Si è creato un enorme problema, afferma Ruzzanti, che peserà come un macigno sulla qualità della sanità padovana, su cui l'inerzia e l'irresponsabilità di Zaia e della Giunta risulta evidente. Quanto sta avvenendo era stato abbondantemente previsto e ricordato, dice Ruzzanti, che sostiene, al contrario di Boron, che l'avvento dell'amministrazione Bitonci abbia portato ritardi per la realizzazione del nuovo ospedale.